sento davvero di farlo con tutto il cuore. Ringraziamento mio personale, nel nome di mia zia, di mia santa, mia sorella Margherita, di mio cognato Gino, di mio Filippo, di mio nipote, Felice, Melissa, dei parenti tutti. Io preceduto con signor Santino Coloso, sono parte di questa comunità. Parrocchiale Santa Maria Assunta, che mi ha visto nascere la fede, dove ho vissuto il mio percorso insieme con la mia famiglia, non mi sono mai allontanato da questa comunità parrocchiale. Mi è piaciuto, dicevo, perché volevo ringraziare il primo succedente, l'arcivescovo, per la sua vicinanza, il suo affetto, la sua presenza oggi qui. Tutto ciò che ha detto Padre Santino non lo ripeto. Ma leggo nella presenza del Vescovo non solo la vicinanza, l'affetto alla mia persona, alla mia famiglia, alla comunità barcellonese, come diceva Padre Santino, ma un gesto di grande coerenza nei confronti di mio papà, che si è fatto voler bene sempre dei vescovi che ha conosciuto. Eccellenza, lei non sa, ma avevo un appuntamento oggi qui con mio padre, perché scherzando con lui, lui parlava del suo funerale, ne parlavo con quella fede semplice e genuina che gli diceva, parlando della sua festa, la festa per la conclusione della sua vita su questa terra, che ha vissuto sempre e serenamente, poter andare in cielo, e diceva ci sarà questo. Quindi grazie per questo gesto di benevolenza nei confronti di un papà o di un sacerdote. Gli ultimi anni della sua vita, mio padre, che è dedicato a me, viveva in funzione del figlio sacerdote, anche per gli orari, e quanta attesa. Quindi grazie eccellenza per la sua vicinanza, la sua benevolenza, per il suo affetto. So che trasferire una riunione importante, per essere qui oggi con noi. Grazie, padre Gabriele Rocco, brigato generale, potevi contatti telefonici di questi ultimi giorni. Lui ha avuto la possibilità di sapere proprio le ultime notizie sulla salute di papà e mi ha richiamato per sapere come andava. L'ho rassicurato, poi è arrivata tutta la notizia della morte. Grazie per la visita che ieri ho voluto dare mio papà, alla mia famiglia insieme ad altri confratelli. Ringrazio tutti i confratelli del sacerdozio che vi chiediamo. Ho voluto rappresentare il signor Santino Corosi, ringrazio lui e tutti i sacerdoti del vicariato presenti, coloro che si sono resi presenti a casa, coloro che sono consigliati in questo momento per impegni parrocchiali o di celebrazione. E ringrazio i diavoli del vicariato insieme loro e ringrazio i sacerdoti che provengono dalla comunità presbiterale tutta la diocesi. Sono commosso nel vedere i sacerdoti che non stanno bene in salute, ma sono qui presenti. Mi sono commosso, grazie per il sacrificio della vostra presenza. È bello sentire la vicinanza dei sacerdoti, non è un fatto rituale, ma anche un gesto di fraternità e di amicizia. Devo dire che abbiamo la gioia di condividere questa fraternità proprio anche nell'esperienza dell'amicizia fraterna. Non faccio nomi, ma chi mi conosce lo sa, sacerdoti amici, con la vicinanza, con l'affetto. Grazie alle comunità religiose, non posso non menzionare padre Carmelitani, dove sono cresciuto, sento verso la loro presenza anche la presenza di Maria. Noi lo ricordiamo con suo ricordo la Madonna del Campo, per noi la Madonna che fin dall'infanzia ha operato lei come mamma celeste, poi per mia madre che San Piero, Maria Auxiliatrice. Grazie ai padri Venturini, ai padri Salesiani, ai frati minori, questa presenza che abbiamo la fortuna di avere con tutti i vicariati, ci pensano alla presenza così ricca delle comunità ebraiche.
voglio ricordare la Cena di Paratrice, che purtroppo non abbiamo più come presenza in questa comunità parrocchiale. Hanno telefonato ad assicurare la loro preghiera. Vorrei ringraziare davvero tutte le comunità parrocchiali. Tuo padre Santino conosce in parte il percorso che è partito da questa comunità parrocchiale Sant'Anna di Assunta, non sono mai allontanato. La comunità che mi ha sempre voluto bene, sostenuto, tanti gesti di affetto e di amicizia in questi due giorni. Vorrei ricordare in primo amore la comunità di Milano, dove sono stato nominato con Paolo giovanissimo, a 26 anni, la comunità di San Giovanni di Battista, da 30 anni, svolto il ministero di Paolo con la comunità di Santa Maria della Visitazione in Centineo, per 12 anni, e ora con la comunità di San Sebastiano, che la comunità di presente, ma in realtà è stato al punto di partenza e nell'84-85 sono stato vice parroco. Tanti gesti di affetto, di amicizia, di sostegno, di solidarietà e di vicinanza in questi giorni. Grazie davvero per i tanti volti che avete visto, per le persone che hai incontrato. Qualcuno mi ha detto la fatica si fa sentire dopo questi giorni, e vi è stato di grande sostegno. Grazie al vicariato tutto di Barcellona, con la spesione del governatore pastorale, come ricordava Monsignor Santino Colosi. Vorrei aggiungere un altro grazie a coloro che sono presi cura di mio papà in questo ultimo periodo in modo particolare, e non posso non ricordare il medico curante, il dottore Paolo, il nostro medico, ma anche amico, e aver visitato papà proprio il giorno prima, ieri. Vorrei ricordare tutte le persone che ti hanno voluto bene, hanno sostenuto il loro servizio, questa nostra casa, la nostra famiglia. E riassumo tutti, non vorrei fare tanti nomi, ma riassumo tutti in Ciaminde, perché è l'ultimo arrivato a Ciaminde. E io ho preso un padre quando ero a Sri Lanka. Vorrei dire grazie. Grazie di lui, accanto a tutti, dicevo.
Grazie.